Buongiorno e bentornati sul mio canale. Oggi volevo proporvi un pambauletto un po' diverso da quello che ho proposto precedentemente, anzi da quelli che ho proposto precedentemente. Ho voluto provare a fare un pambauletto con la tecnica del tanzong, o chiamata anche Waterroo o Milkroo. In questo caso Waterroo perché ho utilizzato per la preparazione di questo gel, dell'acqua e della farina. Ho già postato sul mio canale un tutorial che vi spiega esattamente di cosa si tratta e come va preparato. Io ce l'ho qui pronto ed è una sorta di gelatina che noi inseriremo nel nostro impasto per far sì che diventi morbidissimo. Per cui ho iniziato a preparare le mie farine in ciotola. La maggior parte di farina è quella di riso e ho messo giusto un paio di cucchiaiate di farina di grano saraceno per dare un po' di forza al mio impasto, però è prevalentemente farina di riso. Proprio perché non uso un mix, aggiungo come sempre la mia cuticola di psillo. In questo caso la metto qui insieme alle farine e semplicemente unisco tutto. Come vedete, il saraceno è poco, per cui si nasconde, è proprio una piccolissima quantità. Ecco qua. A questo punto devo aggiungere che cosa? Il mio lievito madre, che ho fatto raddoppiare dopo averlo rinfrescato, per cui in questo momento è pronto da essere inserito in ricetta. Per ricavarlo tutto, prendiamo parte della nostra acqua e sciogliamo quello che resta nel vasetto in maniera tale che lo utilizzeremo tutto. Noterete che in questa ricetta avremo poca quantità di acqua. Questo perché? Perché una parte dell'acqua praticamente la darà il nostro tanzon. E quindi cosa succede se eccedessimo nel quantitativo di liquidi anche in ricetta, diventerebbe un'idratazione poi un po' difficile da gestire. Qua, ho unito un po' il lievito madre, ancora abbiamo proprio una consistenza solida, nulla di che. E uniamo poi il nostro gel. È una forma di gelatinizzazione della nostra farina e questo è praticamente un modo per dare proprio sofficità a degli impasti che ne hanno la necessità. In questo caso farò un bel pambauletto e quindi voglio dargli proprio questa morbidezza in più. Ecco qui, comincio a unire anche questo. Chiaramente questo l'ho preparato in precedenza, generalmente io quando lo uso lo preparo quando rinfresco il lievito madre, in maniera tale che nel tempo che il lievito madre raddoppia il nostro tanzon va a raffreddarsi e quindi posso inserirlo tranquillamente in ricetta che è già tiepido. Unisco un altro po' di acqua. E ne lascio poi una piccolissima parte in modo che poi potrò sciogliere il mio sale. Ecco, io lavoro con il cucchiaio, ma chiaramente se preferite potete utilizzare anche una planetaria, quello che preferite. A questo punto aggiungo il sale. Io vado ad occhio, sarà circa un cucchiaino di sale. Poi anche qui, come vi dico sempre, il sale è un po' a gusto personale, per cui
Per aiutarlo a sciogliere, inserisco il resto dell'acqua in maniera tale che man mano che inserisco in ricetta l'acqua, il sale si scioglie. Prima di procedere all'impastamento, mettiamo l'ultimo ingrediente. Anche questo darà un'ulteriore sofficità all'impasto ed è il nostro olio, che come vi dico aiuta comunque nei nostri impasti senza glutine a dare un po' di morbidezza e un po' di lucidità all'impasto e ci aiuta anche a gestirlo più facilmente. In questo caso metterò circa un cucchiaio di olio. Io uso olio di semi perché ha un gusto un po' più neutro, ma nel pane tranquillamente potete usare anche l'olio extravergine di oliva, anche qui va a gusto personale. Ok, una volta fatto un primo impastamento con il cucchiaio, possiamo anche permetterci di proseguire un po' a mano. In questo momento sarà ancora molto morbido e appiccicoso, ma pian piano la cuticola di psiglio andrà a lavorare nel nostro impasto e lo renderà più gestibile, per cui cominciamo a lavorarlo e poi vedremo come si trasformerà man mano. Non so se qualcuno di voi ha già utilizzato la tecnica del Waterloo in qualche ricetta, si trovano tante ricette già pronte. Io ho provato a sperimentarla in questo pan bauletto che ho un po' studiato con gli ingredienti che volevo utilizzare, vedendo un po' quello che poteva essere il risultato anche con il senza glutine, perché io ho sempre trovato l'utilizzo in impasti glutinosi, ma ero davvero curiosissima di vedere come potesse lavorare anche negli impasti senza glutine. E così, come sempre, sperimento. Ecco qua, l'impasto comincia già ad avere un po' di consistenza e di corpo in più. Come vedete, è morbido, però comincia a perdere appiccicosità. Qualche giro in ciotola e poi lo metteremo a fare la sua prima lievitazione. Una volta inserito l'ingrediente in più, si procede come di consueto nelle nostre ricette, quindi è semplicemente un passaggio precedente, è questa sorta di prefermento che aiuta proprio a rendere più soffici i nostri impasti, tutto qui. Quindi è un piccolo passaggio aggiuntivo precedente all'impasto. Ecco qua. Una volta che avremo inserito e amalgamato tutti gli ingredienti e che avremo lasciato lavorare la cuticola di psiglio, volendo possiamo anche prendere e appoggiare il nostro impasto sul piano perché, come vedete, in pochi minuti di impastamento l'impasto ha proprio cambiato consistenza. È soffice? Sì. Ma non appiccica più le mani, per cui si può tranquillamente fare anche qualche piega sul piano di lavoro. Non è indispensabile, potete tranquillamente fare tutto in ciotola o in planetaria. Come vi ripeto, io lavoro sempre a mano, ma liberissimi chiaramente di utilizzare anche gli ausili che preferite. Ecco qua, faccio semplicemente una piccola pirlatura, prendo il mio impasto, lo metto nella ciotola, lo copro lo metto a fare la sua prima lievitazione, per cui attenderò che il mio impasto raddoppi di volume. Ci vediamo poi per la formatura del nostro pan bauletto. Eccomi qua, l'impasto ha fatto la sua lievitazione. Diciamo che visto così la lievitazione sembrerebbe buona. Adesso vediamo il risultato e la morbidezza. Sto facendo qualche esperimento, l'ho già provato qualche volta e
ho pian piano aumentato l'idratazione proprio perché non sapendo come potesse reagire con l'utilizzo di questa tecnica appunto del Waterloo, del Tanzong, sto tentando e ho tentato diverse varianti di idratazione, però direi che già questo risultato mi sembra abbastanza soddisfacente. Adesso andiamo a formare il nostro pambauletto. In questo caso andrò a porzionare il mio impasto e andrò a fare delle palline di impasto per costruire il mio pambauletto che andrò a fare proprio in uno stampo da plum cake. Vado a spolverare con un po' di farina di riso il mio piano in maniera tale da facilitarmi il lavoro. E con un tarocco vado a dividere il mio impasto. Io in questo caso farò 4 palline. Poi valutate voi in base a quanto impasto fate e a quanto grande è il vostro stampo, ecco. Io faccio questi miei 4 pezzi di impasto, non sto lì a pesarli con precisione, tanto più o meno ad occhio si può anche dividere. Se volete fare una cosa più precisa, come vi dico sempre, basta usare la bilancia e calibrare l'impasto pesandolo e facendo tutte le palline uguali. Faccio una leggera pirlatura semplicemente proprio per compattare e creare la mia pallina di impasto dal mio triangolo. Ok. È comunque soffice, quindi direi che la sofficità c'è, è un impasto comunque bello morbido e non appiccicoso. All'inizio, quando si impasta, sembra quasi troppo appiccicoso perché comunque c'è un'idratazione. Per quanto il Tanzong, ecco, aiuta in questo senso, nonostante l'idratazione molto alta, a tenere l'impasto un po' meno appiccicoso e meno idratato, per quanto invece l'idratazione ci sia. Ecco qua. Io non faccio altro che fare le 4 palline e andarle a posizionare nel mio stampo una accanto all'altra, così. Per cui procedo. La leggera pirlatura. Ecco, per la prima lievitazione ci è voluta qualche ora perché dipende un po' dalle giornate. Qui le giornate sono un po' ballerine in questo periodo, per cui basta un temporale per abbassare le temperature di parecchio. E quindi in questo caso quello che vi dico sempre è guardate il raddoppio degli impasti, non guardate l'orologio. Con il lievito madre è così e non abbiamo alternative. Ecco qua la seconda pallina, faccio le altre e metto tutto sullo stampo. In questo caso ho davvero usato pochissima farina da spolvero per il piano perché l'impasto si lavora davvero benissimo. Metto anche la mia ultima pallina nello stampo ed ecco qua quello che andrà a formare il mio pambauletto. Adesso do una spennellata al mio impasto di latte oppure se volete anche semplicemente una spruzzata di acqua, una pennellata di acqua in maniera tale da mantenerlo morbido nel momento in cui andrà a fare proprio la sua lievitazione. E una volta fatta la seconda lievitazione andremo a infornare. Per quanto riguarda la cottura, io andrò a cuocere in forno statico a 180-190 gradi, anche 200, dipende comunque sempre dal forno, perché ve lo ripeto sempre, ogni forno è a sé e quindi le cotture devono essere un po' personalizzate in base alla propria esperienza. Per quanto riguarda invece le tempistiche, anche qua più o meno in questo caso è un 40 minuti di cottura. Io faccio però sempre la prova a stecchino per avere la certezza, in maniera tale che il mio impasto sia effettivamente ben cotto fino al cuore e quindi venga ben cotto internamente. Per cui 180-190 gradi, si arriva anche eventualmente ai 200, dipende appunto dalla forza del forno, per almeno 40 minuti. Prova a stecchino per avere la certezza. Ci vediamo quindi poi con il risultato lievitato e cotto.
Ed ecco il pan bauletto appena sfornato, l'ho lasciato giusto qualche minuto in modo da poterlo toccare. Adesso io lo prendo e lo metto a raffreddare molto bene su una gratella in maniera tale che perderà proprio tutto il calore ed eviterà di rimanere troppo umido all'interno. Proviamo però a vedere il risultato aprendolo. Eccolo qua, bello soffice, la parte sopra è un po' croccante, l'ho cotto, ecco, all'incirca una cinquantina di minuti perché comunque, come vi dicevo, bisogna un po' valutare in base al forno. Ho fatto proprio la prova a stecchino per avere la certezza che fosse ben cotto anche all'interno. Adesso lo lascerò quindi raffreddare, dopodiché lo porzionerò e lo metterò da parte. Anche l'esperimento con il Waterloo, quindi il nostro Tanzon, sembrerebbe ben riuscito. A questo punto non mi resta che sperimentare ancora con qualche altra ricetta per vedere un po' quali sono gli effetti e i risultati dell'utilizzo di questa tecnica, anche eventualmente aumentando l'idratazione delle ricette. In questo caso, compreso il Tanzon, l'idratazione è sui 90-93%. Però chiaramente avendo quella parte dove la nostra gelatina che inseriamo nell'impasto non è proprio acqua, allora l'idratazione la si sente meno nel momento in cui si impasta. Ciò però non toglie la morbidezza al nostro impasto che è veramente sofficissimo, per cui possiamo ottenere dei buoni risultati anche con questa tecnica e anche con il senza glutine, che era il dubbio che volevo togliermi. A questo punto non mi resta quindi che chiudere questo video con il mio pan bauletto pronto a raffreddare. Vi ricordo di mettere un like sotto i miei video per aiutare il mio canale a crescere, di attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video e delle mie ricette. E se avete voglia, venitemi a seguire anche sui miei profili Facebook e Instagram. Non mi resta che salutarvi e augurarvi buona serata.